Un'altra idea simpatica è la seguente. Quando, mi sono chiesto spesso, ovviamente quando vogliamo affadare, dotare di un cuore tenero i cupcake, che cosa potremmo mettere dentro? Chiaramente Nutella, crema, altro cioccolato. Poi mi sono detto, perché non mettiamo anche la marmellata? Quindi ho provato, ho fatto un esperimento ed è venuto, devo dirvi, molto molto bene. Facciamo quindi con un attrezzo per togliere il torso delle mele un buco all'interno del nostro cupcake. Poi cosa ho fatto? Ho scaldato al microonde per circa 30 secondi un po' di marmellata alle fragole. Con l'aiuto di una nostra sacca poche usa e getta, la rivoltiamo come quei belli stivali anni 80 sempre, la mettiamo all'interno di un bicchiere, così, un trucchetto che ho imparato dalla fantastica Marta, così rimane in piedi, voilà. Versiamo all'interno la nostra marmellata, così siamo sicuri che ci va tutta, ma proprio tutta, quindi ovviamente la facciamo cercare da un cucchiaino. E di nuovo, se non abbiamo la sacca post, possiamo usare un sacchetto di quelli usa e getta, possiamo mettere la marmellata all'interno e poi tagliamo una piccola puntina qua all'esterno. Io in questo caso, avendo qualche sacca post in più, ho detto, ma facciamo i signori. E quindi giriamo, con le forbici tagliamo una piccolissima punta, non molto veramente, proprio pochi millimetri, e quindi ci aiutiamo facendo cadere la marmellata all'interno del buco che abbiamo fatto. Magari il buco non deve essere troppo stretto perché se ci sono dei pezzi di frutta, poi dopo rimangono fuori. Ecco qua. In questo caso la marmellata è all'interno e quindi diventa come una sorta di sacher. Allora cosa facciamo? Utilizziamo sempre un po' di frosting al cioccolato, eccolo qua, lo mettiamo sopra il nostro cupcake, mi aiuto subito con la spatolina, anche in questo caso sto cercando di fare più cose allo stesso tempo, quindi con la spatola chiaramente applichiamo il nostro frosting, poi dopo una cosa alla quale bisogna cominciare a pensare è come differenziare l'aspetto di questo frosting rispetto agli altri. Perché già altri, abbiamo visto, hanno delle coperture dei frosting al cioccolato. Allora mi sono detto una cosa. Bene, la classica sacher ha quell'aspetto bellissimo, molto liscio. Ovviamente questo frosting al cioccolato, vedrete, quando si asciuga, si rapprende un attimo, ha anche lui una bellissima consistenza, molto lucida. Però, visto che all'interno c'è una fragola, o marmellata alla fragola, un'altra cosa simpatica è la seguente. Prendiamo, se le abbiamo ovviamente, se sono in stagione, delle fragole fresche, eccole qua, con l'aiuto di un coltello, ovviamente qua siamo sempre multitasking, togliamo la parte verde, mi è stato detto che non è buona, non è bella da vedere, facciamo delle piccole fettine, così è anche più facile per gli ospiti mangiarle, eccole qua, una piccola fettina di fragola, stavo per dire carota, però in realtà è una fragola. La mettiamo al centro del cupcake e voilà! Quella nostra piccola sacher è pronta. E io l'ho fatta vedere, me le richiedono sempre. Provatele, fatemi sapere cosa ne pensate.